Simona Polcari, la guida di questa squadra quest'anno inizia per te un cammino particolare probabilmente. Quali sono secondo te i punti di forza di questo gruppo? Principalmente noi lavoriamo molto sul gruppo e le ragazze sono molto unite ed è secondo me la variante principale proprio di una squadra, la collettività e la collaborazione. Una collaborazione che è nata fin dai primi giorni in cui vi siete incontrate, in cui avete dialogato su questo percorso. Sono usciti da pochissime ore anche i calendari. Cosa ne pensi? Noi abbiamo cominciato questo cammino qualche anno fa facendo delle partite tra di noi, poi abbiamo pensato che era giusto secondo me provare a fare un campionato, diciamo un poco così amatoriale, in modo tale da cercare di dire anche la nostra. Ecco, per chi probabilmente non ti conosce, come ti presenteresti al pubblico di Avvilive, al pubblico, che ci seguirà durante il corso di questa stagione? Una breve presentazione di te. Ma io gioco da sempre, io ho cominciato a giocare da quando avevo praticamente 10 anni e in realtà come allenatrice è una parola grossa perché questa è la prima esperienza che ho con le ragazze, ma in realtà io ho sempre giocato con loro e sono sempre stata in mezzo al campo. Però diciamo che ho detto anche la mia negli anni precedenti. Senti, come nasce la passione per questo sport? È qualcosa che rimanda al tuo passato, naturalmente. Io da quando ero piccola ho sempre sognato di giocare anche a livelli importanti, ho avuto comunque le mie esperienze, le mie soddisfazioni. Mi sembra chiaro che comunque oggi rispetto ad anni passati ci sono molte più possibilità di emergere perché ti danno più possibilità, anche team importanti. E prima non c'era tutta questa possibilità, quindi ci arrangiavamo con poco e cercavamo comunque di ottenere buoni risultati nelle squadre di quartiere o della regione. Probabilmente è una cosa che non sei abituato a fare, cioè parlare dei singoli di questo gruppo. Secondo te qualche sorpresa l'avremo durante questo campionato? Ci sono due o tre elementi buoni, giovani, che potrebbero fare la differenza, ma hanno bisogno ancora di imparare molte cose, sia tecnicamente che tatticamente. E poi c'è il fiore all'occhiello della professionista, che chiaramente ci sta qualche ragazza un poco più grande che già è tarata per questo tipo di campionati, che ha avuto già altre esperienze. Però diciamo che come ragazze piccole, ci sono buone probabilità che ci siano buoni elementi. L'ultima domanda, cosa vuol dire per te rappresentare una comunità come Mercogliano? E io sono molto legata a questa piccola cittadina per tutta una serie di circostanze. E sono fedele sia per amici di Mercogliano, quindi sono molto legata soprattutto per questo motivo e poi perché comunque qui c'è un bel gruppo, siamo famiglia, questa è la verità, siamo famiglia. Alessia Guerriero inizia una nuova avventura, un nuovo campionato 2021-2022 all'insegna di che cosa per la SD Mercogliano? Beh, all'insegna della continuità comunque del lavoro che abbiamo fatto. Infatti abbiamo iniziato 2 anni fa, purtroppo il Covid ha fermato tutto, stavamo andando bene, eravamo in quarta posizione a un punto dalla terza, quindi cerchiamo anche un riscatto e comunque far vedere che noi valiamo e crediamo in questa squadra e lottiamo comunque anche in nome del nostro paese. La forza di un gruppo che appunto si racchiude in quello che può essere l'emblema di un intero paese come Mercogliano. Certo, Mercogliano è sempre stato un paese molto unito, e in particolar modo anche per lo sport. Quindi noi lottiamo anche per tutti comunque i nostri tifosi e il nostro paese. Mara Dello Russo, primo allenamento per la SD Mercogliano 1999. Quali sono secondo te gli elementi importanti di questo gruppo che oggi si riunisce qui a Mercogliano? Allora, secondo me, prima di tutto, in questo gruppo c'è una complicità tra noi giocatrici che secondo me è fondamentale perché non avendo un gruppo unito è difficile formare una squadra, una buona squadra. Quindi
E poi abbiamo anche a livello societario, abbiamo una società che non ci fa mancare nulla, siamo molto appoggiate dal nostro presidente e dai vari componenti della società. E inoltre quest'anno abbiamo anche un nuovo mister che si è mostrato molto preparato per la formazione di questa squadra. E quest'anno abbiamo anche degli innesti nuovi e siamo state brave noi ragazze degli anni scorsi a farle inserire e sono diventate ormai parte integrante del nostro gruppo. Hai dato un occhio a quello che è il nuovo calendario di questo campionato, potremmo definirlo un mini campionato ma ben concentrato e ben calibrato, cosa ne pensi? Sì, allora diciamo che ho visto il calendario e rispetto al campionato scorso è rimasta solo una squadra che noi conosciamo già, mentre le altre sono tutte nuove, quindi non sappiamo cosa aspettarci, non le conosciamo, però diciamo che conosciamo le nostre qualità, sappiamo che squadra siamo e quindi non abbiamo paura. Qual è il tuo ruolo? Da quanto tempo hai questa passione innata verso questo sport? Allora, il mio ruolo è il pivot, diciamo la punta. E la passione per questo sport è nata da quando ero molto piccola, in realtà. Ho iniziato a giocare con mio padre nel cortile sotto casa o stesso in casa, sul balcone. E poi pian piano è cresciuta sempre di più e fino a quando è arrivata questa opportunità, grazie al nostro presidente Antonio Sarti, che ci ha proposto di formare una squadra e subito accettato. Facendo riferimento al tuo passato ma anche al tuo presente, qualche punto di ispirazione particolare nel mondo calcistico, sia per quanto riguarda il maschile che il femminile, c'è stato o ti ha accompagnato in questi anni? Allora sì, diciamo che prima di far parte di questa società non avevo molte conoscenze a livello di calcio a 5 femminile, quindi inizialmente mi ispiro ancora a Zlatan Ibrahimovic per quanto riguarda il calcio a 11, invece poi venendo a conoscenza delle varie società femminili ho riscontrato ritengo come esempio una calciatrice della PSB Irpinia che è Anna Lucia Braccia e mi ispiro molto a lei. Siamo con Giusy De Lauri, laterale sinistro della SD Mercogliano 1999. Inizia una nuova avventura, cosa rappresenta per te? Allora, per me rappresenta una nuova rinascita dopo l'era che abbiamo passato del Covid, perché comunque stare fermi è stata una cosa brutta sia per noi che per le persone che ci seguivano, ne hanno risentito tanto. Ne hanno risentito tanto anche a livello sportivo, lo sport unisce, questo si sa, un gruppo che probabilmente è già unito fin dal primo allenamento di questa sera. Come hai trovato i sentimenti delle tue compagne? Hanno comunque una forza, un'energia particolare proprio per l'inizio di questo campionato. Sì, la nostra fortuna più grande è che oltre ad essere un gruppo di squadra in campo, siamo soprattutto un gruppo fuori campo, diciamo anche al di fuori, ci rapportiamo come se fossimo una famiglia, una vera e propria famiglia. Come nasce la passione verso questo sport? Hai qualche punto di ispirazione, qualche figura che ti ha accompagnato negli anni? Allora, diciamo che la mia passione per il calcio nasce da quando ero piccola. Diciamo che all'inizio i miei genitori erano un po' contrariati, poi li ho convinti e grazie anche al loro supporto, ovviamente, sono riuscita ad ambientarmi in una squadra di calcio a 5. La mia prima squadra si chiamava Starting Mavellino e adesso con il Mercogliano sto puntando a obiettivi molto alti, soprattutto con la squadra, con l'intero gruppo e soprattutto per questo paese. Benedetta Mele, riuniti oggi a Mercogliano, il primo allenamento della SD Mercogliano, cosa intravedi in questo percorso che inizia oggi? Diciamo che ho iniziato ad allenarmi con la squadra già qualche giorno fa e vedo un gruppo coeso con tanta voglia di fare e penso proprio che con l'impegno, diciamo, e lo zelo che ci mettiamo negli allenamenti riusciremo bene in questa stagione. I punti di forza, tu hai naturalmente potuto conoscere le tue compagne di viaggio proprio perché venivi da altre realtà, è la prima volta che militi nel Mercogliano Calcio, il primo anno per te. Secondo te quali sono gli elementi di forza che hai subito visto in queste compagne? Allora, sicuramente... Anche a livello tecnico volendo. Sicuramente il punto di forza principale, ma come penso in tutte le realtà, è quello della coesione tra le compagne. Dal punto di vista tecnico penso il grande impegno e la tecnica di tutte le compagne che è molto efficace nella squadra che ci vuole sempre tecnica e
oltre che a tanto allenamento. Hai dato uno sguardo a quello che è il calendario, sono poche squadre, ma squadre che daranno il massimo sicuramente in queste settimane. Il campionato finisce a marzo, quindi non è proprio cortissimo. Come vedi questo percorso, anche se ci sono dei paletti secondo te particolari in questo cammino? Dunque, da quel poco che so, perché ripeto, essendo nuovo, ho visto che c'è molta competitività comunque nelle squadre, partendo dalla nostra, e auguro allora quindi un in bocca al lupo a tutte quante. Spero, ovviamente non si dice, comunque, di dare il meglio e fare bene.